Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuti a una nuova puntata, abbiamo ospite Rogerio Bennato, un grande artista, 24 dischi, 8 colonne sonore, con 2 premi Nastro d'Argento nell'89 e il 99, quindi da 10 anni di differenza l'uno all'altro. Ma il curriculum è importante, però se oggi dovrebbe descrivere Eugenio a chi ci ascolta, come lo descriverebbe? Ma io, è difficile parlare di se stesso, comunque penso di essere in corsa, nel senso che anche nei concerti che faccio, che farò stasera, ci sono tanti brani che hanno in qualche modo fatto un po' la storia della musica popolare negli ultimi anni, per esempio Brigante Se More, per esempio Che il Mediterraneo Sia, però io presento anche cose nuove e il pubblico che mi segue, che è fatto soprattutto di giovani, segue queste cose nuove che riguardano temi come il brigantaggio, l'immigrazione. Quindi secondo me far musica significa comunque continuare a essere vivi e non adagiarsi sui successi. Lei ha girato tanti palchi, tanti paesi, però la musica del sud in tutte le parti l'ha trovata, che poi ne ha fatta sua e la porta in giro per il mondo. Sì, sono partito dai sud più vicini a noi, che posso dire la Puglia, la Pizzica, la Tamuriata Campana, la Tarantella Calabrese, poi mi sono allargato ad altri sud del mondo, soprattutto in Africa, e le collaborazioni con queste voci del Maghreb, del Marocco, dell'Algeria, dell'Egitto, sono diventate fondamentali nella mia musica. L'emozione che si prova a salire ancora, riuscire a dare grande emozione a chi l'ascolta, ma soprattutto l'emozione che ha avuto la prima volta che è salito sul palco, e se quell'emozione ancora persiste in lei? Per fortuna sì, c'è sempre una scoperta ogni volta che si sale sul palco. Noi diamo qualcosa al pubblico, ma il pubblico invariabilmente dà qualcosa a noi, a livello di feedback, di entusiasmo, di stimolo. E l'emozione che poi, girando questi palchi, la gente che la incontra le fa domande, è più difficile, le fanno domande i più anziani o i giovani, le più complesse, o comunque quelle che sono rimaste un po' particolari, che ancora porta dietro? Ma soprattutto i giovani che mi chiedono consigli, e il consiglio che do ai ragazzi, lo do anche adesso in questa intervista, è di essere giovani, che significa dire realizzare cose che non sono mai state fatte e ascoltate prima. Nel campo della musica fare una bella melodia significa scrivere qualcosa che non si era mai sentito prima. E se le dico Pino Daniele ed Enzo Tortora, che cosa mi sa dire? Pino Daniele, e lei è stato poi ospite anche da bambino, e lei ha suonato la fisarmonica nelle trasmissioni con il Enzo Tortora. Due situazioni completamente diverse. Pino Daniele è un grande, ecco, che per esempio è riuscito a rinnovare la musica napoletana, eppure veniva dalla tradizione classica, e lui ha usato termini mai usati prima, accordi straordinari, melodie bellissime, quindi un grande Pino Daniele. Enzo Tortora è un personaggio che ho incontrato da bambino e poi ho incontrato più tardi, quando è stato vittima di un mostruoso errore giudiziario. Io lo incontrai e feci in tempo ad esprimergli la mia solidarietà. È un caso emblematico della mala giustizia in Italia. E nel 2020 ha scritto una canzone con suo fratello che parlava della città vuota, e quest'anno parliamo di Welcome to Napoli, quindi riapriamo questa città. Sì, con Edoardo durante il primo lockdown ci sentimmo a distanza, non potevamo incontrarci, e decidemmo di scrivere La realtà non può essere questa. Quest'anno invece Welcome to Napoli, per parlare una volta tanto della mia città, che poi è sempre presente, però questa volta l'ho voluta citare direttamente come la città dell'accoglienza.
e come un pittore dipinge i quadri, lei con le parole, la musica, dipinge un momento di vita o un momento particolare, ma nascono prima le parole, nasce prima la musica oppure nascono insieme? Negli episodi più felici nascono contemporaneamente, una melodia che mi dà il senso delle cose che dovrò dire. Una canzone è più l'estratto di una vita ipotetica o forse un sogno di vita o la vita reale? Domande sulle canzoni o difficoltà, nel senso che io ho studiato matematica, fisica e lì ci insegnano a come risolvere i problemi. Nella musica, nell'arte, nello scrivere canzoni o scrivere melodie c'è un mistero che è alla base di... che io non riesco a capire. Semplicemente vado nelle cose che ritengo belle, nel mio senso della bellezza, però la scoperta di una melodia è un mistero. E a questo punto l'ultima cosa, intanto ci vai i saluti finali? I saluti per chi ci ascolta? Per chi ci ascolta, volevo dire una cosa, lui mi sta dando il lei, però poi appena finito ci daremo del tu. E quindi un saluto da Eugenio. Ciao. Grazie. Scusami. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.